Ciao e benvenuto nella rubrica PDA, le pillole di Amazon. Oggi parliamo di trasferimento account e vediamo come si configura. È una cessione di ramo d'azienda o è una vendita di un bene aziendale? Ecco, con cessione di ramo d'azienda si intende la vendita di tutto quell'insieme di prodotti, di strutture, di persone, di risorse volte a svolgere una determinata attività. Ecco, quindi sembrerebbe una descrizione coerente con quella che è la vendita di un account seller center, che è appunto un servizio che permette di vendere tramite una struttura i prodotti in tutto il mondo. Ma in realtà non è così. L'account seller center è un asset dell'azienda, quindi è un bene aziendale e come tale può essere trasferito. L'account infatti rimane sempre di proprietà dell'azienda che è registrata su Amazon, che è ospitata su Amazon, che non ne diventa mai proprietario. Come bene aziendale può essere venduto liberamente, di conseguenza si tratta di una vera e propria cessione. Non dovrei preoccuparti quindi, nel caso in cui volessi acquistare un account, di osservare il bilancio dell'azienda, capire se appunto ci sono delle responsabilità o ci sono dei debiti, ma dovrei preoccuparti solo di verificare la bontà di quel determinato account. Ciao e alla prossima pillola! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ricordati di seguirmi per rimanere sempre aggiornato. Ciao, ci vediamo al prossimo video!